volevo solo ringraziarvi per tutti i messaggi che mi avete mandato, per l'affetto che mi avete dimostrato. È dura anche perché non te la puoi dimenticare, perché lei era speciale, come sono speciali tutti loro, perché ti danno sempre qualcosa e non chiedono mai niente in cambio. Adesso riposa insieme a tutti i nostri amici non umani, abbiamo un piccolo luogo in cui teniamo le loro immagini per ricordarci di sempre. E sono sicuro che in questo momento è in un posto in cui puoi giocare con loro e tenere compagnia ai nostri amici umani che non ci sono più. Purtroppo la cosa ha inciso anche sul mio cuore. Tutti i sensi mi hanno dovuto aumentare la terapia perché c'è stato uno scompenso. Il lavoro comunque mi aiuterà un attimo a distrarmi, anche se posso affaticarmi più di tanto, farò un po' avanti e indietro dal mio paese qua. Mi prenderò comunque qualche giorno di riposo assoluto ancora, perché ne ho bisogno, perché di fatto. Sapete, adesso è tutto fermo, quindi ve ne parlerò nello short, pardon, nel video, nel file successivo. Per il resto, grazie, grazie veramente. Molti di voi hanno capito come mi sono sentito. Grazie per tutte le parole, grazie anche per le parole su Instagram. Grazie per il vostro calore, lei comunque sarà sempre con noi, in un modo o nell'altro. Ora vi lascio, verso le 2 ci sarà un video in cui risponderò ad alcune delle vostre domande, mi sembra anche giusto farlo. Poi altri video li caricherò quando ci sono cose da dire, mi sembra inutile caricare anche video che ripetono sempre le stesse cose. Non è il momento, non è il periodo. Io ho bisogno di tranquillità e anche voi, secondo me, avete bisogno di un po' di tranquillità. Perché diciamo che quello che sto vedendo non mi piace, non mi soddisfa, mi preoccupa in generale. E vorrei estendere una richiesta, una preghiera ai poveretti che ieri sono stati travolti dalla caduta di un seracco sulla Marmolada. Una tragedia terribile per quelle famiglie e sarebbe ora che certe persone la capissero, che stiamo giocando con l'unico luogo in cui possiamo vivere il nostro pianeta e lo stiamo mandando in pezzi un giorno, ogni giorno di più. Non basta seguire i miti, i guru del momento, sarebbe ora di ascoltare gli scienziati e di ascoltare esattamente cosa possiamo fare per evitare che succeda ancora. Ciao a tutti.